Ci si potrebbe chiedere come mai il Sicilia Queer presenta un film come quello che vedrete questa sera e di cui parleremo con Antoine dopo. E la risposta è molto semplice. Noi siamo interessati a tutto quello che è un'opera che sperimenta i confini del cinema. Questo è un film che si muove tra il linguaggio della fotografia e il linguaggio del cinema, che prova a esplorare un confine molto, molto difficile, che non è soltanto quello dell'arte, ma che è anche quello della vita, quello del dare forma alla propria vita, quello del sapersi, dell'essere all'altezza dell'invenzione della propria vita. Veniamo da un bellissimo incontro all'Istituto Francese, che è partner di questa iniziativa che è stata promossa da Silvia Renda e da Giulia Scalia e che continuerà domani alla Galleria X3. Noi abbiamo subito aderito per una semplice ragione, perché avevamo sentito parlare di questo film che è stato presentato al Festival di Roma l'anno scorso, poi a Rotterdam. Conosciamo il lavoro fotografico di Antoine d'Agata e avevamo presentato proprio in questa sala un film su Antoine d'Agata un paio d'anni fa, che si chiama The Cambodian Room, fatto da Giuseppe Schillaci e Tommaso Lucena di Sarmiento. E ci interessa, il Sicilia Queer intende dare voce al cinema d'autore e al cinema che esplora delle forme nuove di narrazione. Da questo punto di vista abbiamo immediatamente incontrato e trovato significativo e siamo grati che ci abbiano proposto questo progetto, perché è esattamente questo tipo di ragionamento che vogliamo fare facendo un festival qui. Probabilmente, insomma, avremo molte domande, veniamo veramente da un incontro molto intenso. Vorrei solo che Antoine magari ci dicesse qualcosa del film che stiamo per vedere, dopodiché dopo ci sarà tempo e modo per discutere con lui. Grazie, merci, je parle en français. Deux minutes. Non, juste quelques mots, c'est... J'ai pas mal d'expérience en photographie, mais je suis un débutant au cinéma. Je ne fais que quelques courts, très courts métrages, donc c'est une de mes premières expériences cinématographiques. Allora, innanzitutto buonasera, non ho molta esperienza nel cinema, ho fatto soprattutto cortometraggi, questo è uno dei suoi primi lungometraggi dopo A Cannes, giusto? C'est très étrange pour moi ici parce que je suis allé à aucun des festivals où le film a été montré, donc je n'ai jamais vu le film sur grand écran. In realtà lui non ha mai visto il film su grande schermo perché non è mai andato a nessuno dei festival in cui è stato proiettato. E aussi c'est étrange parce que ces images non le filmé jamais avec l'intention de montrer un film, mais au fil de mes voyages avec mon appareil photo, comme des petits bouts, des petits extraits. Donc c'est un objet qui est très intime, qui a priori n'est pas très cinématographique. Allora, innanzitutto queste immagini che vedete sono state filmate più come un diario intimo durante i suoi viaggi, i suoi spostamenti, non avevano alcuna pretesa di essere veramente montati in un film. Donc c'est une expérience pour moi et j'espère pour vous aussi. C'est une expérience pour moi et j'espère pour vous aussi. E dunque è un'esperienza per lui e spera anche per voi. Merci beaucoup. Grazie, ci vediamo dopo il film. Ringrazio anche Giuliana Brucca, che conoscerete domani, è l'editrice del libro Position, che verrà presentato domani alle 18.30 alla Galleria X3 di via Catania. Grazie, buona visione. Questa è una prima domanda che si potrebbe fare, e in generale appunto è stata già fatta, ma forse vale la pena ripeterla qui. Come mai si arriva a superare la fotografia verso un progetto di questo tipo? C'è forse qualcosa che la fotografia non può da sola raccontare? C'era bisogno di aggiungere delle parole? C'era bisogno di misurarsi con un altro mezzo? Je crois qu'il y a beaucoup de questions dans ce que tu as dit. D'abord, pour la beauté des images. Je crois que pour moi, ces images, c'est chacune des effets m'a tout donné. Et ma seule ambition, c'était de retranscrire leurs paroles, l'expérience de cette rencontre, et de la façon la plus forte possible. Très bien.
Allora, ci sono diverse questioni, ma innanzitutto la questione della bellezza e queste ragazze, queste donne che ho incontrato mi hanno dato tutto. E quindi je cherchais chaque fois, enfin, je cherchais. Ah, scusa, non ti capisco. E quindi cercavo di dare sempre il massimo, di rendere questo tutto che mi hanno. De la façon la plus forte possible. Et ça passe par la cohérence, mm-hmm. Ça passe par l'esthétique, ça passe par la beauté des images. Ça passe par trouver une manière magique, ma manière de me faire entrer dans cette parole, dans cette. E quindi questo dare tutto passa attraverso l'immagine, la bellezza dell'immagine, l'estetica. E, bien sûr, il y a beaucoup de défauts. Toutes ces images qui sont faites, il n'y a jamais eu de voyage pour faire ce film. Si ça a été fait tout par petits morceaux à côté de mes projets photographiques, quand. Giustamente ci sono diversi errori, diversi sbagli in questo film, perché sono dei pezzi di film che Antoine girava durante le sue cose fotografiche, sì, e durante i suoi viaggi, durante i suoi incontri, quindi durante il suo vero, come si dice, Mais je crois que je cherche ce point de rencontre impossible entre la brutalité des expériences et la beauté des images. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait avec des équipes, des éclairages, des gens à côté. C'est fait dans la folie de la drogue, de l'expérience, avec le temps, avec des nuits blanches et des nuits blanches. Et c'est là que naissent, c'est de ça que naît cette beauté. C'est pas une équipe qui, avec des décorateurs et des éclairagistes qui font le. Et donc pour moi, cette beauté, elle reste magique. Enfin, elle reste. Allora, parlo della bellezza di Mano e Magica anche perché tutto questo non è preparato, diciamo, in anticipo, ma nasce dal conto del momento, quindi. Giustamente, queste immagini non sono fatte da professionisti. Sont faites au fil des expériences narratives, après des heures et des heures et des heures. Et, appunto, poi sono fatte soprattutto durante le esperienze narcotiche e durante questi incontri, diciamo, diretti dalla droga. Et se ci sono domande dal pubblico, io vi passo il microfono, altrimenti nel frattempo continuo io. Alzate la mano, io vi vedo. Diciamo, una delle cose che più mi colpisce di questo film, anche rispetto a questa intenzione politica di cui parlavi, e anche di raccontare queste cose, invece è una profondissima presenza della morte. Di cui mi chiedo, come dire, di cui mi chiedo quale sia il rapporto che ha instaurato con questa esperienza della morte, e mi chiedo se non sia in qualche modo anche un lascito della fotografia che rimane dentro questo film. Penso molto più alla fotografia come a un'arte che ha a che fare con la morte, molto più del cinema. Mi sembra che in questa esperienza rimanga molto di quel mondo. Encore une fois, il a plus de choses aussi. Donc, d'abord, l'histoire de la mort, je crois que c'est quelque chose qui m'appartient quelque part, plus au film. Allora, innanzitutto la storia della morte è una logica che mi appartiene, più a me che alle ragazze. Même si la distance. Anche se la loro esistenza è molto più dura della mia. Toujours elle me reproche de donner une vision trop obscure ce soir, parce qu'elle voit les images, elle voit les photos sur l'appareil dans le lecteur, et elle me reproche tout le temps d'aller trop loin dans le. Queste ragazze, queste donne gli rimproverano di dare un'immagine troppo scura, troppo mortifera, diciamo, rispetto. Et en même temps, dans leur propre existence, c'est elles qui vivent tout près de la mort, c'est elle qui vit avec la maladie, avec la mort. Et tuttavia nella vita, nell'esistenza, sono loro che sono molto più vicine all'esperienza della morte. Je crois que c'est quelque chose que je partage avec elle, mais chacun à notre façon. Moi de façon assumée, choisie, elle de façon
forcée, contrainte. Okay. Et insomma, è appunto una cosa che condivido, non soltanto che Anchang in qualche modo è forzata e scelta, mentre loro la subiscono. Et pour tomber vite sur la photographie de cinéma, évidemment, la première raison, c'était que ça faisait des années que je photographiais les prostituées, et c'est toujours mon regard sur leur corps, sur l'existence, et le cinéma, c'était un moyen incroyable et pratique et facile pour leur donner la parole, pour leur rendre la parole. Donc c'était la première volonté. La prima volontà del passaggio, diciamo, alla fotografia, tanto ha sempre fatto alla prostituta, in realtà era un modo, un passaggio al cinema, era un modo per dare la parola finalmente alle ragazze stesse. Les images, je suis pas vraiment posé la question, par manque d'expérience, parce que j'étais seul, j'ai essayé de traduire ma photographie en film, de la façon la plus simple possible. Allora, nel modo più semplice, ho cercato di tradurre nel modo più semplice il passaggio dalla fotografia al cinema, anche perché aveva meno esperienza. Ma io credo che tutta la forza e l'intensità dell'esperienza è stata di recogliere questa parola. La strategia per recogliere questa parola. E diciamo che l'importanza è stata, soprattutto nel raccogliere, la strategia è stata per raccogliere l'importanza di questa parola. C'est-à-dire, comme toujours mon travail, je ne peux pas documenter, photographier la situation sans être partie prenante, sans être impliqué, engagé. Nel lavoro di Antoine, c'è sempre indispensabile la presa di posizione, la presa di impegno nella situazione che sta vivendo, quindi è importantissimo essere all'interno della situazione stessa. Mais ici, il a fallu inventer un temps, c'est-à-dire un temps de prise de vue. Fotografie des expériences en toute leur brutalité ou leur... Mais dans ce cas, c'est aussi besoin d'un temps plus long pour la riprese, pour la riprese. Et ensuite, il a fallu trouver la manière de recueillir les paroles. Et in seguito, c'è stato besoin de trouver un modo pour raccogliere queste parole. Ces paroles, je ne voulais ni documentaire, ni journalistique, ni humanitaire. Una parola che non volevo né giornalistica, né documentaria, né? Mais je voulais une parole qui soit à la hauteur. Qui soit dit, qui soit aussi profonde, aussi complexe, aussi que sont ces femmes. Et c'est une parole à laquelle, moi en tout cas, j'ai pas accès souvent. Je voulais. Et voleva soprattutto che la parola fosse altrettanto profonda quanto sono le queste donne. En dehors de toute forme. À di là, di fuori di ogni formatazione. C'est vrai. A proposito della parola delle donne, i testi sembrano molto scritti. Volevo sapere appunto se li avevi registrati, se poi li avevi rilavorati, eccetera. Se c'era un intervento anche della tua scrittura in questi casi. Il y a deux des monologues où il y a une partie d'écriture qui a pris place. C'est le tout premier et le tout dernier. Ci sono due monologhi in cui la scrittura ha preso una sua importanza, il primo e l'ultimo. C'est pas mon écriture à moi, mais il y a eu un travail d'écriture dans le sens qu'il a fallu rassembler des paroles et une partie des paroles ont été lues par les deux femmes, celle du début et celle de la fin. Okay, le prologue est là. Non è una scrittura di Antoine, ma è stato necessario raggruppare e mettere insieme più parole. E parfois, elles ont lu des paroles prononcées par d'autres femmes, à d'autres moments. Ok, mettere insieme anche parole di altre donne in altri momenti. C'est 5 minutes à la fin et 3 minutes au début. 5 minutes à l'inizio et 3 minutes à la fin. Et tout le reste du film, en fait, sont des paroles beaucoup plus longues, bien sûr. La plus longue, je crois, c'est 3h30 de. Ok, nell'altro caso ci sono registrazioni molto più lunghe, la più lunga di 3 ore. Ouais. Et ensuite, beaucoup de travail éditif pour enlever de ça tout ce qui était anecdotique, exotique, secondaire, enfin, tout ce qui était, à mon sens, moins essentiel. E dopo c'è stato un lungo lavoro di editing dove è stato necessario togliere tutto ciò che è anedotico, esoterico, biografico, contestuale, biografico. Per arrivare a queste qualche minute di parole molto profonde, che sono assolutamente dite par le fille e pensate par elle,
mais qui était dilué dans un monologue beaucoup plus. Si, quindi per arrivare poi a. Dunque, per arrivare ad arrivare veramente alla parola profonda di queste donne, cercando appunto da questa lunga registrazione arrivare al minuto. E non c'è scrittura nel senso. E la voce è loro? La voce è tutta femmina. La voce delle stesse, di tutte le donne. J'ai fait 3 courts-métrages en vidéo jusqu'à présent. Le premier, c'était 5 minutes, 10 minutes au Mexique en 2017. Okay. Adesso ho fatto 3 cortometraggi. Il primo è stato nel 2007 in Messico, di 3 minutes. J'ai un film au Japon pendant une fille d'une heure avec 7 femmes. Mm-hmm. Poi un film in Giappone di un'ora, in 2008. Con 7 donnes, et questo. Et mon but était en fait que les 3 soient réunis et que ces 24 femmes soient dans le même film. Je crois que tout le monde a eu peur d'avoir un peu. Il suo scopo era quello di riunire tutte queste donne, quindi ho 24 film, però poi il presentatore è un po' scoraggiato, non ha il coraggio. Oui, le film va sortir au cinéma à Paris en novembre, et ils vont faire un DVD. Dans le DVD, il y aura ces 3 films avec toutes ces paroles qui se. In realtà a novembre uscirà il film, tutti i 3 film insieme, un DVD, anche in sala, ma non solo. Okay, e questo Atlas in sala, e mentre nel DVD ci saranno tutti i 3 film che ha fatto fino in questo momento. Parce que je crois que Japon. Parce que je dis ça parce que c'est important, parce que les femmes japonaises en particulier parlaient encore d'une autre façon, avec une autre perspective, une autre. Aussi le point de vue culture, les femmes de l'année Japon sont plus éduquées, sont plus sophistiquées, on va dire, et donc ça apporte encore quelque chose de plus à cette parole. Per lui è importante mettere insieme effettivamente questi 2 film, perché le film che ha fatto in Giappone appunto danno un'altra prospettiva, quello che dicono le donne giapponesi danno un'altra ampiezza e le prospettive e si può completare giustamente con questo film. Je suis sûr qu'il va avoir des réactions parce que moi c'est la première fois que je vois le film et pour moi c'est une expérience de voir le film. Mais c'était assez traumatisant d'ailleurs, mais je suis très curieux en fait d'avoir des réactions même critiques, même négatives du public, parce que en fait, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant. Dice la prima volta appunto che vede il film in sala e anche per me è un'esperienza traumatizzante, insomma, e sono curioso di sapere le reazioni del pubblico anche negative. Se qualcuno vuole. Volevo sapere, in effetti, se può raccontarci qualcosa di più sul legame tra quello che si vede, diciamo, quello che con la sua vita che si vedeva per esempio appunto nel documentario e il resto della sua vita, insomma, senza raccontarci il resto della sua vita, però insomma. Avevo questa curiosità di sapere. Je vous répète tout à l'heure, mais je vis seul, j'ai pas de maison, c'est l'existence sur la route. Et en fait, ma seule existence était ma seule vie et avec toutes ces personnes qui sont sur mes photos. L'ha detto anche nell'incontro di oggi, in realtà viveva solo, da 10 anni senza casa, e la sua vita è questa, insomma. E même les images du film, il n'y a pas d'images qui sont mises en scène, enfin, tout est purement. Alors oui, il y a une tentative désespérée d'éclairer, de bien filmer, mais il n'y a pas d'images spécifiquement faites pour le film, c'est des images quotidiennes de mes expériences. Sì, non c'è messa in scena nel film, cioè, giustamente c'è un tentativo di disperato di trovare il giusto eclairage, illuminazione, però appunto al di là di questo niente è veramente citato e l'esistenza. E anche moi ici, ma giornata a Palermo oggi è esattamente la même chose che. La giornata di oggi è Palermo, ma è esattamente la même chose che sul film, sauf che c'était moins bien éclairé, ma. Okay. E oggi ho vissuto la stessa esperienza e ci ho no. Dico che l'ho vissuto qui a Palermo oggi, no, è esattamente lo stesso, allora,
illuminato in maniera tanto bella, però voglio dire che tutti i giorni la mia vita è la stessa. Buonasera, allora intanto il suo film mi ha fatto molto stare male, cioè, l'ho trovato molto duro, però volevo, dico, lo è, immagino lo sia coscientemente. E no, volevo capire meglio quella differenza che lei fa tra la scelta della vita da parte sua e invece il presunto subirla da parte di queste donne di cui lei racconta. Mi fa pensare a una scelta di vita, non so, coincidenza vitale, non capisco bene, mentre c'è immagino una forte umanità nelle storie che lei vuole, cioè vuole dare molta umanità in queste storie che racconta, non riesco a capire perché lei dice la differenza tra me e loro è che io l'ho scelta, allora non capisco la natura di questa scelta. Que le film est très dur. C'est-à-dire que même aujourd'hui, un an plus tard, je crois qu'aujourd'hui je suis plus serein, plus tranquille, plus calme. Et à ce moment-là, je finis le film, j'étais très traumatisé par ces histoires de sida, de trucs. Donc aujourd'hui, moi aussi je trouve le film très. Le film me plombe. Anche lui, in realtà anche lui un anno dopo trova il film molto più duro, probabilmente perché oggi è molto più tranquillo, meno traumatizzato. E allora c'era anche la questione dell'AIDS. Quando je parlo di differenti posizioni, perché je fais attention toujours à ne pas m'identifier au film, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup de choses. Antoine fa sempre attenzione a non identificarsi completamente con le ragazze, condividono molte cose. Il faut aussi que je dise que je ne travaille pas avec toutes les filles, c'est-à-dire que les femmes avec qui je filme par face d'image sont toujours les femmes les plus inconscientes, c'est-à-dire celles qui sont le plus impliquées avec la drogue, celles qui sont le plus. Donc qui ont le moins peur, celles qui ont les existences les plus extrêmes. Non lavora con tutte le ragazze, lavora solamente con le ragazze e le persone che sono le più implicate, coinvolte con la questione della droga, più incoscienti. La plupart des filles sont malades di sida, sì. La maggior parte delle ragazze che avete visto nel film sono malate di AIDS. E donc, on partage beaucoup de choses, mais au final, moi c'est un choix d'explorer la nuit, d'aller aussi loin que je peux dans la nuit. Condividiamo molte cose, però infine la mia è una scelta quella di andare fino al termine della notte. Ma parmi ces filles, il n'y en a pas une seule qui refuserait un mari, une maison, une famille, des enfants, la santé, enfin, chacune d'entre elles aimerait avoir une autre vie, tout ça. Ognuna di queste ragazze aimerait avere un'altra vita rispetto a quello che abbiamo visto. Appunto, non rinuncerebbero a una casa, a un marito, a figli, eccetera. On partage les mêmes positions, les mêmes expériences, les mêmes intensités, mais pour des raisons très différentes. Quindi condividiamo la stessa esperienza, la stessa intensità, però per ragioni diverse. Non so se ha risposto alla domanda. Mais en tout cas, ce qui est important toujours, c'est que quand je parlais du cadeau que chacune de ces filles m'a fait, ce que je veux dire, c'est que, quels que soient les parcours, les raisons, les perspectives, au final, pour moi, chacune de ces rencontres est un miracle et un don. Et au-delà de la qualité ou pas des images, du film, de ma position, pour moi, le film est précieux pour ce que. Il film è prezioso al di là della qualità del film, del libro, eccetera, per lui è prezioso il film perché appunto tutte queste donne e questi incontri sono stati dei veri e propri miracoli per lui e queste donne hanno comunque fatto un dono per Antoine. Antoine, approfitto per chiederti un'altra cosa. In questo film sembra che l'esperienza che tu, cioè l'esperienza di queste donne che tu incontri, abbiano
nonostante appunto tu abbia viaggiato tutto il mondo incontrando quindi prostitute diverse che vengono, che vivono in diverse condizioni, però sembra che tutte vivano una stessa esperienza, o comunque almeno questa è l'impressione dalle cose che poi tu hai fatto dire loro, nel senso da quello che poi risulta dai tagli, magari. E allora questo ti volevo chiedere se è una, secondo te è qualcosa che dipende dalla tua mano, cioè dal fatto appunto che tu hai fatto certi tagli, e anche dal tuo, dalla tua, diciamo, sensibilità, nel senso che tu hai trovato, diciamo, delle persone che avevano tutte qualcosa in comune, avevano, perché ovviamente tu appunto descrivi delle persone, parli, descrivi la vita di persone e fai vedere delle persone che sono molto, cioè che vivono delle vite molto dure, però oppure proprio per questo, insomma, sono molto profonde, insomma, molto, hanno molto da dire. E poi, a parte appunto essere molto profonde, avere molto da dire, sembra anche che vivano una stessa esperienza. Allora così mi chiedevo, tra l'altro è un po' questo, anche le cose che mi capita di studiare, questa idea appunto dell'universalità, diciamo, delle esperienze, è una cosa che mi incuriosisce sapere cosa pensi. Io mi occupo un po', mi è capitato di studiare, cioè di occuparmi di diritti umani, si parla sempre appunto dell'universalità dei diritti umani, sempre l'universalità dei valori in positivo, diciamo. Allora mi chiedevo se c'è, cosa pensi tu di questo, e se ci sono molte differenze oppure no. Tutte le differenze dei figli, partout où elle parlait de leur histoire, la plupart d'entre elles ont été violées quand elles avaient 12 ans, leur histoire, les lieux, leur famille, tout ça, je trouve enlevé. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qui les réunit, c'est pas ce qui les différencie. Ok, ha eliminato tutto ciò che è la differenza, come diceva appunto, come diceva prima, ha eliminato ciò che è aneddotico, quindi la loro esperienza passata, per esempio la maggior parte di queste ragazze sono state orientate a 12 anni, eccetera, però non interessava ciò che li differenziava, ma ciò che li univa in qualche modo. E io credo che la ragione per cui ho fatto ça, bien sûr, c'est parce que j'ai mes propres obsessions, ma propria visione, che j'essaie di costruire. Una delle ragioni per cui fa questo è proprio appunto per seguire le proprie ossessioni e quindi. Ma la ragione più importante è questa, c'è che in fait, per me, queste figlie sono pas dei cas particulieri. Mm-hmm. Per me, queste figlie, c'è la maggiorità, c'è una parte immensa dell'umanità. Per lui, in realtà, queste donne non sono un caso particolare, ma sono la maggioranza, la maggior parte di quello che sono. Sono milioni e milioni di esistenze. Et ce que je veux faire, c'est d'imposer cette existence, cette présence au spectateur. Ok, ce que je veux rendre, c'est cette présence, parce que c'est une présence immense et il y a des millions de personnes. Donc je crois que je refuse de transformer ça en cas particulier, en histoire particulière. J'essaie de construire une universalité, une globalité de la souffrance, du désespoir, de la maladie, de la douleur. Ok, si rifiuta di comporre tutto questo come casi particolari, ma vuole costruire una universalità della sofferenza, della sofferenza malattia. Malheureusement, je crois que oui, les histoires se ressemblent, et oui, partout où je vais, il y a, dès qu'on va dans la rue après 11 heures du soir, on retrouve les mêmes histoires, on retrouve les mêmes. Enfin, ok, sì, secondo lui comunque le storie si assomigliano e si ritrovano sempre, soprattutto quando si va per la strada dopo le 11 di sera, si possono ritrovare gli stessi casi. È stata un'esperienza abbastanza sconvolgente questo film. La cosa che secondo me è fondamentale è questa scelta che ha fatto di trovare un canto dolente che unifica il racconto di tutte queste donne in varie parti del mondo. E in questo mi chiedo proprio lo strumento cinematografico, arriva a un livello in cui con la fotografia non ce la si può fare in qualche modo. Quindi mi chiedo, dopo aver raggiunto questa sorta di atlas, appunto, che anche nel sottotitolo ha questa dimensione di universalità molto forte, cosa fotograferà dopo questo? Après le film, j'ai beaucoup de mal à photographier, j'ai beaucoup de mal à me remettre moi-même de
Dopo il film, in realtà, anche lui ha molta fatica a rimettersi da questa esperienza che dovrebbe fare. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à recommencer à me photographier et je continue à photographier de toute façon différente, c'est cette violence du monde. Oggi si è rimesso a fotografare e fotografa ancora in un mondo diverso questa violenza del mondo. Ma non ho ancora trovato la forza e l'energia di filmare, perché ça demande tutte le parti del corpo, ça demande un engagement totale che non ho riuscito a reconstruire la forza di fare ça. Ok, però non è ancora riuscito a tornare al film, a filmare, perché implica un'energia e un coinvolgimento totale di tutto il corpo. Ma io credo che sì, io credo che l'engagement cinematografico permette, per me, j'ai vu le film comme spectateur aujourd'hui, et oui, je me rends compte qu'on peut voir des gens télévisés, des morts, et à des images de reportage, donc, ce qui ne me touche plus, on est habitué, et là, on voit juste des filles dire que la vie est difficile, et pourtant ça me prend ici. Donc je crois que le permet de dire les choses de façon beaucoup plus intense. Ok, ovviamente anche lui crede, in quanto ha visto il film, anche lui come spettatore, crede che effettivamente la forza del cinema è di riuscire a dire queste cose in modo molto più intenso. Magari siamo abituati alle immagini televisive o giornalistiche, documentaristiche, però appunto soltanto il film a lui crede. Ma io penso anche che l'ho fatto per le mauvaise raisons, per le raisons fotografiche, purement fotografiche. In realtà credo di aver fatto questo film anche per delle cattive ragioni, cioè più fotografiche. Perché la fotografia, ça fait maintenant 15 ans que je suis photographe. Et c'est vrai que c'est assez facile, enfin, facile, avec un peu de lumière, une forme, d'avoir le corps devient quelque chose d'autre, d'avoir une image qui ouvre sur une réalité autre. Okay. In fotografia, ora che è 15 anni che fotografo, per lui è diventato, diciamo, facile di creare delle immagini che aprono ad altre immagini. Che aprono ad altri livelli di realtà. Ma quando ho cominciato a fare delle immagini video, ho fatto tutti questi desesperamenti banali, reali. E invece quando ha iniziato a fare il video, il film, tutto era disperatamente banale, reale. Je crois que c'est devenu un défi che je me suis lancé à moi-même, de réussir en cinéma à faire que les corps, que la chair, sur 30 secondes, disent la même chose que sur un quart de seconde photographique. C'est-à-dire que... Quindi è stata per lui una sfida con il film di riuscire a far dire ai corpi, alla carne, durante 30 secondi, quello che in teoria dice un quarto di secondo fotografico. E ça demande une concentration, une intensité, une vérité énorme. E questo richiede una intensità, una verità enorme, una concentrazione grande. Les deux sont séparables de toute façon et que aussi dans la photographie il y a une essentialité, c'est-à-dire que je crois qu'aucune des images de ce film ne sera aussi bonne qu'une bonne image photographique. Donc enfin, chaque langage ça. C'est ça, là je l'argue un peu, mais. Le fait de donner la voix à ces personnes-là, moi j'ai voyagé dans ces mondes-là pendant 15 ans avant de faire une seule photographie, avant d'être photographe. Donc je crois que tout ça aussi a été un brouillon. Tout ça aussi, ça a été la nécessité de donner la parole. C'est parce que pendant 15 ans, j'ai entendu des gens me parler, et j'avais l'appareil, mais. Et que tout ça, c'est l'apprentissage de la vie. C'est l'apprentissage. Quello che è importante anche dire è che prima di diventare fotografo di prendere queste immagini, Antoine ha frequentato questo mondo per 15 anni e durante 15 anni non ha preso non ha fatto una fotografia, ma ha ascoltato e si è impegnato di questo mondo. Quindi anche questo è una sorta di bouillon di purtroppo che andiamo. Je crois que commence à partir, qu'on arrête avant. Tu veux arrêter? Se ci sono altre domande, vi passo il microfono, se no altrimenti ringrazio Antoine Dagatà e Giuliana Brucca per la traduzione. Grazie per essere stato qui. Questa due giorni continua domani alla Galleria X3 con la presentazione del libro Position.
Per quanto riguarda il Sicilia Queer, vi annunceremo per il mese prossimo un'altra anteprima nel percorso verso il festival. Grazie ancora per essere qui e saluti.